Quest'oggi ti voglio mostrare come fare la pasta al salmone senza panna utilizzando una finta panna composta da ricotta e latte. Visivamente il risultato è simile. Prepariamo subito la salsa. Con il mini pinner devi frullare assieme 136 g di ricotta con 125 g di latte. Nella padella bisogna mettere una noce di burro che deve sciogliersi, essa pesa 25 g. Questi sono 100 g di salmone affumicato su legno di faggio, ma puoi scegliere la affumicatura che vuoi te. Anche quello affumicato su legno di cipresso o pino può andar bene. Dopo aver tagliato a striscioline questi pezzi, vanno messi in padella con il burro fuso. Devi cuocere e ci vorrà veramente poco il tempo affinché il salmone cambia di colore, da arancione vira leggermente sul rosa. Comunque, appena la pasta ha cotto in acqua in ebollizione, le farfalle vanno scolate e messe in padella. Per insaporire il tutto io ho dato già una prima mescolata. A questo punto bisogna mettere in padella la salsa che ti ho mostrato all'inizio della video ricetta. Per insaporire le farfalle al salmone io ho messo un pizzico di sale e del pepe nero già macinato. Puoi lasciare che la salsa si restringa un po'. A questo punto, off camera, ho tritato delle foglie del prezzemolo per poi andarle a mettere sulla pasta a fine cottura a fuoco già spento, e assaggiando vedi se devi correggere abbondando con le spezie. Buon appetito!